E buongiorno, sono candidata a Senato per il Partito Democratico in seguito alla mia partecipazione alle primarie del partito che si sono svolte il 29 dicembre. Con questa iniziativa epocale il partito ha voluto far scegliere ai propri elettori i candidati da inserire nelle liste per le due Camere, la Camera dei Deputati e la Camera del Senato. Ho fatto parte di quel gruppo di persone che hanno chiesto a gran voce le primarie, per cui quando il segretario Bersani ha deciso di indirle, ho corso perché l'ho trovato coerente con quello che avevo sostenuto fino al giorno prima. È stata un'avventura molto breve ma entusiasmante perché le primarie si sono svolte il 29 dicembre, dandoci la possibilità di fare una campagna elettorale lunga praticamente una settimana con Natale e Santo Stefano di mezzo. È stato comunque possibile contattare tante persone attraverso i social network, telefonate e un incontro fulmineo con il pubblico a Varese. Ho quindi raccolto 1236 voti in tutta la provincia di Saronno. E per cui quando il partito ha poi composto le liste, mi ha inserito al 27° posto della lista unica Lombardia per il Senato. Le faccio una domanda un po' provocatoria. Nel senso comune delle persone, molti si chiedono perché bisogna votare Partito Democratico quando nella passata legislatura il Partito Democratico non si è mai opposto quando le Camere hanno votato l'aumento degli stipendi, quando hanno votato l'aumento dei privilegi, non si sono mai opposti a tutto, e anche per quanto riguarda la corruzione, vedono che purtroppo il Partito Democratico c'è dentro anche lui. Allora, secondo lei, che cosa potrà cambiare nel Partito Democratico nella prossima legislatura? Dunque, a me non risulta che il partito abbia votato contro la corruzione piuttosto che gli aumenti o a favore degli aumenti degli No, non stipendi. si è mai Io opposto. ho letto sul sito ufficiale del Senato che negli ultimi anni sono state applicate delle timide riforme per ridurre il costo del personale del Senato. Sono andata a interessarmi perché è ciò che mi riguarda nel caso io venga eletta e vedo che sia io che tutti gli altri candidati del Partito Democratico hanno messo come primo punto da affrontare una volta eletti, quello della riduzione dei costi della politica. E ci sono molti modi per farlo, da ridurre le indennità, da ridurre i favori, piuttosto che tutta una serie di privilegi che oggettivamente no, non servono e sono solo sulle spalle della collettività. Sul sito del Senato si possono leggere e si può anche individuare già dove andare a tagliare. Per quanto riguarda il programma del partito una volta al governo, io ho incontrato anche tanti altri candidati eletti con le primarie e ciò che ci accomuna è la volontà di innanzitutto relazionarsi con i cittadini che li hanno eletti in modo sistematico e puntuale per tutta la durata della legislatura. È per questo che io ho chiamato metaforicamente la mia idea di candidarmi una parlamentare a progetto, che significa che si va alla Camera con un progetto preciso, che è quello che poi è il programma del partito, con la volontà di applicarlo e di non far sedimentare le proposte delle leggi alle Camere per tempi troppo lunghi, però sempre con il significato della parola progetto che significa con un inizio e una fine, cioè l'idea è quella di andare alle Camere non per piazzarsi lì a vita, ma per portare avanti il programma e poi renderne conto alla fine ai propri elettori, così come fanno i lavoratori a progetto che firmano un contratto con scritto quello che devono fare e poi devono renderne conto alla fine. E questo è lo spirito che accomuna me con tanti altri candidati giovani, nuovi che si sono affacciati a queste elezioni attraverso le primarie. Quindi cambierà molto nella mentalità dei senatori e dei deputati del PD, perché ora ci sono sempre
dei parlamentari che sono lì da una vita. Ecco, lei invece parla di senatori a progetto o deputati a progetto. Sì, esatto. Bisogna ricordare la grande rivoluzione ha portata a queste liste che comprendono più del 40% delle donne, che trovo una cosa epocale, visto che finora siamo sempre state relegate in un angolo e invece avremo l'occasione di affrontare la politica col nostro modo, di avere cura delle cose. Il Partito Democratico ha ridotto i mandati dei propri deputati ed è innegabile che ci siano persone più giovani che porteranno un nuovo modo di pensare. Io considero che contamineremo anche i vecchi, tra virgolette, della politica. Io vedo che sta già accadendo, lo vedo in campagna elettorale, lo vedo negli incontri interni che facciamo nel partito, l'ho visto nell'incontro dei candidati al Senato della Lombardia alla quale ho partecipato, dove ci siamo trovati tutti accomunati da questa volontà di non andare a parcheggiarci, ma di rendere conto di quello che faremo con parecchio entusiasmo e voglia di fare. Quindi dobbiamo invitare questa volta le persone a votare il Partito Democratico. Va bene, certo, ma lo faccio. Soprattutto le new entry, quelli che entrano per la prima volta, sperando che portino una ventata di aria nuova sia nel Partito Democratico che nel Parlamento. Sì, esatto, è così. Purtroppo votiamo ancora con una vecchia legge elettorale che fa universalmente schifo, per cui non si potrà più indicare la mia preferenza, ma solo mettere la preferenza sul partito nella lista del Senato. Gli elettori hanno potuto indicare il mio nome durante le primarie del Partito Democratico, però l'invito che faccio è quello di votare il Partito Democratico, perché è l'unica possibilità per avere un governo stabile. L'appello è quello di dare veramente la possibilità a questo partito di governare, perché così come è compaginato e organizzato adesso non l'ha mai fatto, per cui è un atto di fiducia che si può fare con ottimismo. E il voto in particolare al Senato è molto importante, perché questo ci permetterà di governare in autonomia senza quelle alleanze che giustamente incutono timore agli elettori. Va bene, grazie, tanti auguri. Buongiorno.